Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per un video che ho spammato particolarmente e ho dato diversi spoiler al riguardo sul mio profilo Instagram. Chi di voi ancora non mi seguisse, vi lascio qui tutti i miei riferimenti così da non perdervi nessun post e nessuno spoiler di video futuri. Ma arriviamo direttamente al punto, perché vi sto parlando della Panasonic Lumix GF1 in accoppiata con l'ottica Fujian CCTV 35mm f1.6. Quest'ottica io l'ho pagata forse 25-26 euro, qualcosa del genere, con l'adattatore che costa 2 euro, più il corpo macchina che ho pagato 53-54 euro, adesso non ricordo precisamente. Io sono ben sotto i 100 euro, ma secondo me voi, con un'offerta magari non così allettante ma molto vicina, riuscite a prendere questo set per meno di 100 euro. Reputo che questo sia il prezzo giusto per questo setup. Vi parlo subito del corpo macchina, che è un corpo macchina del 2009 di Panasonic, ma assolutamente attuale perché usa il sistema micro 4 terzi, che è il sistema che tuttora Panasonic usa sulle sue fotocamere. Penso alla GH5, anche alla G9, alla G80 in mio possesso, quindi tutte le ottiche attuali, moderne di Panasonic possono essere utilizzate senza alcun tipo di problema anche su questa GF1. Ovviamente un corpo macchina del 2009, quindi ci sono dei limiti, soprattutto secondo me a livello di ISO, che arrivano massimo a 3200, e già a 800 ISO il rumore è piuttosto evidente, quindi vi consiglio di utilizzarla soprattutto di giorno o nel caso di obiettivi particolarmente luminosi come il Fujian, che vi ho appunto consigliato e di cui vi parlerò tra pochissimo. Gli altri limiti riguardano soprattutto la tecnologia, che è cambiata ovviamente in 10 anni, hanno reso le fotocamere molto più potenti e molto più flessibili. Infatti il display non è particolarmente definito, nonostante sia un 3 pollici, una definizione solo di 440x300 pixel, i video sono solo in HD, quindi 720p a 30 frame per secondo, non abbiamo il viewfinder, non abbiamo tutte le funzioni ovviamente smart di una fotocamera per connetterla col wifi e il bluetooth direttamente allo smartphone, ma ha comunque il RAW, quindi tante possibilità di post produzione. Ha un flash che può essere anche piegato ed essere utilizzato per un flash di riempimento, e quindi non sparaflashare per forza tutte le persone o i soggetti della nostra foto. Ed in generale non mi sono trovato male con questa fotocamera nell'utilizzo ovviamente sporadico, non la consiglio per un utilizzo professionale particolarmente avanzato, ma per essere sempre in tasca ed essere portata con sé, e anche piuttosto compatta, non è la più compatta che abbia mai visto, perché oggi le fotocamere sono veramente molto piccole, ma ci sta in un tascone di una giacca e può essere anche, diciamo, trascurata visto il costo così contenuto. Il sensore è da 12 megapixel, quindi sì, è abbastanza definito per un utilizzo web, ma non lo consiglio per stampare le foto, perché lì almeno secondo me servono 16 megapixel. Ma io soprattutto l'ho utilizzata in manuale. Perché? Perché l'ottica di cui vi parlo, quindi la Fujian 35mm f1.6, va utilizzata in manuale. Parlando appunto dell'ottica, questa è un'ottica molto luminosa, f1.6 è un valore molto molto elevato per un'ottica. Solitamente le ottiche molto luminose costano tantissimo. Certo, questa è un'ottica giocattolo, adattata, ma comunque i vantaggi di avere un'ottica particolarmente luminosa si vedono tutti. Infatti il bokeh è spettacolare, ci sono i classici pallini di luce dietro al soggetto, lo sfocato è molto cremoso, molto morbido, molto piacevole, e ha un effetto che dobbiamo conoscere, di cui dobbiamo essere consapevoli così da poterlo sfruttare al massimo, ossia una forte vignettatura. Infatti micro 4 terzi è un sensore molto piccolo, ma su sensori già più grandi come APS-C e soprattutto full frame la vignettatura sarà visibile. Su APS-C è anche piacevole, visibile, ma si può tranquillamente giocare con questa vignettatura, mentre su full frame vi consiglio o di utilizzare la modalità crop già in macchina così da farlo diventare APS-C, o di agire in post produzione e croppare, perché i bordi neri sui lati sono decisamente evidenti e rovinano secondo me l'impatto della foto. Con questo obiettivo si possono fare secondo me soprattutto ritratti o foto, diciamo, dettagliate al centro, proprio perché sui bordi non c'è solo una vignettatura ma c'è anche un netto sfocato, quindi sui bordi avremo sempre un piano diverso di messa a fuoco e tutti i bordi saranno sempre sfocati. Questo sfocato può essere sfruttato per isolare molto bene il soggetto al centro, quindi staccarlo dal resto della scena e dare enfasi soprattutto al centro della nostra immagine,
ma se vogliamo fare delle foto paesaggistiche o dove ci serve tutta la foto in primo piano e ben a fuoco, questo obiettivo non fa per voi, ve lo dico fin da subito. Oltretutto è un'ottica che non permette di essere sfruttata troppo da vicino, 35 mm soprattutto su micro 4 terzi diventa un 70 mm equivalente, quindi buono per i ritratti come dicevo, ma assolutamente non adatta per delle foto più ampie o per selfie, quindi per foto molto molto vicine. Un'altra cosa che voglio sia chiara, non avremo risultati paragonabili a ottiche professionali che costano 600-700 euro, questa è un'ottica molto difficile da utilizzare in quanto l'apertura è morbida e quindi può essere sfruttata sì molto bene in video cambiando la luce in ingresso in maniera molto molto veloce, ma allo stesso tempo la messa a fuoco manuale in video, soprattutto se non abbiamo un cavalletto, una situazione statica, lo rende molto molto complicato da sfruttare, avere sempre la situazione sotto controllo. Quest'ottica nasce come lente per i sistemi di sorveglianza cinesi, ma la sua predisposizione per la fotografia si vede soprattutto dal design, perché le ghiere hanno i classici numerini e valori su cui impostare la messa a fuoco a distanza, con l'apertura ben visibile sulla ghiera dei diaframmi, e anche nel look ricorda un pochino quelle vecchie ottiche Leica, quelle Fujifilm molto molto carine. Devo dire che secondo me in questo senso Fujian, o questa marca sconosciuta cinese, ha fatto un buonissimo lavoro. Anche la costruzione non è male, perché l'intera lente è fatta in freddo metallo molto solido al tocco, non mi ha dato una sensazione di fragilità, anche montandola sull'adattatore ed essendo una lente ad avvitamento, quindi non c'è il classico click finale, devo dire che comunque resta abbastanza in posizione, non ho grossi problemi nell'utilizzo. Un altro aspetto da tenere sotto controllo è sicuramente il flare, che può essere piacevole in determinate situazioni, ci si può giocare, ma occhio ai controluce, perché molto spesso mi è capitato di avere delle foto particolarmente con la classica nebbia, con la classica patina di luce dovuta ad un flare troppo eccessivo nella lente, quindi ho usato un paraluce per questa ottica, oppure state molto attenti, perché basta anche una luce notturna, un classico faro, per poter compromettere il vostro scatto. Ovviamente è inutile dirlo, essendo un'ottica totalmente manuale non è presente alcun tipo di stabilizzazione, quindi occhio nelle foto, ma soprattutto nei video, se non avete una mano particolarmente ferma tutti i vostri video saranno molto molto movimentati o dovrete agire con la stabilizzazione in post. Ma adesso vi lascio giusto qualche secondo, qualche prova di scatto e qualche breve clip video da questa fotocamera con quest'ottica, così che potete valutare voi stessi i risultati ottenuti con questa combinazione. Waiting for the perfect way. Time zone speak got me on delay, 'cause I crossed a million seas. Would you do that for me? Sono decisamente soddisfatto di questi risultati. Ripeto, sicuramente non è un'ottica adatta ad ogni situazione, non è una fotocamera che permette qualsiasi tipo di ripresa o qualsiasi tipo di scatto, ma basterà conoscere le possibilità di questa combinazione per ottenere, secondo me, dei risultati veramente, veramente sorprendenti. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, se può essere un'idea, se vi piace, se non vi piace, se non fa per voi, qualsiasi tipo di commento qui sotto, così da avviare una discussione e farmi sapere la vostra. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, così da farmelo sapere, farmi capire che sto facendo un buon lavoro con questi video. Vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, perché solo così potrò crescere e portarvi altri video di questo tipo. Attivate anche la campanella, così da non perdervi nessun video nel momento in cui questi escono. Io con questo ho concluso, sono Tony, ci vediamo nel prossimo video.